Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video del canale. Oggi parleremo delle mie 5 animali miei preferiti. Comunque vi dico di iscrivervi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like. Prima che venga il 1 gennaio vorrei arrivare a 20 iscritti barra 17, almeno il mio obiettivo 17. Comunque, iniziamo. Alla top 5 abbiamo il corvo. Il corvo è un animale introdotto in questa stagione 8 capitolo 2. Poi non so se nel capitolo 3 ci saranno ancora i corvi, gli animali. Questo qua è il corvo. Per me non ha senso, però se mi sbaglio, non so se è una cavolata, però non lo so. L'hanno aggiunto per Naruto. Non lo so se è una cretinata o qualche scemenza che sto dicendo. Però tutte le persone mi dicono sempre per Naruto, per Naruto. Poi non lo so, penso di sì. Che se mi sbaglio Naruto ha proprio un pochettino a che fare con i corvi, se mi sbaglio, se mi ricordo bene. Comunque, alla top 5 abbiamo i corvi, che i corvi ti possono darti pure delle armi, ad esempio epiche e leggendarie. Ad esempio di epico vi danno più avanti il lanciaraggi, invece di leggendario vi danno l'aug, lo scar, spas, la pistola da combattimento esiste da leggendario epico, se mi sbaglio sì. Comunque non l'ho mai trovata, la trovo sempre bianca e verde. Blu non l'ho mai trovata, solo una volta all'inizio che l'hanno aggiunta. Comunque la top 5 abbiamo commesso i corvi. Passiamo alla numero 4. Alla numero 4 abbiamo i dinosauri. I dinosauri sono stati introdotti nella stagione 6, capitolo 2. Comunque l'hanno aggiunto perché che era tipo un pochettino primordialità, improvvisativa, boh, non so che season era, tipo selvaggia, furia, la season selvaggia, con tutto il pass battaglia selvaggio, sempre tutti tirano, veramente il pass battaglia era tutto selvatico, alcune skin erano selvatiche, ad esempio Tarana, perché dico sempre Tirana, Tarana, la skin Tarana. Comunque, la skin questo dinosauro a me sinceramente non piace, mi dà fastidio, lo dovevo mettere alla top numero 5, la top dove stava il corvo, però ho messo il corvo perché non ha senso, non ha senso metterlo alla top 4, infatti l'ho messo alla top 5 perché alla fine non fa niente, mi danno solo le armi, scappano gli uccelli eccetera, i corvi. Comunque, perché sono messo il dinosauro? Se facevano qualcosa di più bello, buono, come i dinosauri, mettevo la top 4 i corvi. Comunque, i dinosauri non sono il mio animale preferito, però l'ho voluto mettere nella top 4. Passiamo alla terza posizione. Alla top numero 3 abbiamo il lupo. Il lupo è un animale sempre introdotto nella stagione 6, capitolo 2. È tipo come il cinghiale, però il cinghiale o scappa o ti viene addosso. Invece il lupo direttamente ti viene addosso. L'ho voluto mettere alla top numero 3 perché il cinghiale e il lupo combattevano, stavano in confronto. Perché fanno le stesse cose alla fine. Tipo uccidono, fanno, se ne scappano, eccetera. Fanno le stesse cose, tipo buttano la carne. Però il cinghiale butta il fungo. Quello là per farti curare un pochettino. Comunque passiamo alla seconda posizione. Alla posizione numero 2 abbiamo il cinghiale. Il cinghiale abbiamo detto che ci confrontavano il lupo e il cinghiale. Comunque, per il lupo mi dà più fastidio in partita rispetto al cinghiale, per questo ho messo la seconda posizione. Comunque il cinghiale, sempre introdotto nella stagione 6. Capitolo 2. Comunque questa cinghiale non viene meno del caldo e del freddo perché non dà fastidio in partita, non è come il lupo oppure come i dinosauri, i velociraptor. Comunque la seconda posizione se la prende lui, alla prima posizione tutti già lo sanno perché manca solo lui, è la gallina, il pollo. Però ho dimenticato di mettere un altro animale, la rana, però la rana non fa niente, è tipo come il corvo. Però la rana non serve proprio a niente, sinceramente. Nella stagione 6 si serviva per fare tipo l'arco. Adesso non serve proprio, almeno il corvo ti dà
Le armi leggendarie, epiche. Adesso passiamo alla prima posizione. Alla prima posizione abbiamo il pollo. Il pollo è una skin. Non è una skin, è un animale bellissimo che può volare. Comunque, finiamo qua la classifica. Ditemi qua sotto come se siete convinti per la mia classifica. Noi ci vediamo in un prossimo e nuovissimo video. Ciao ciao!